Per quello che riguarda la site view degli amministratori, come abbiamo detto, le due maggiori funzionalità sono quella di gestione utenti, quindi possibilità di inserire, modificare e cancellare utenti di tutte le tipologie, compresi gli utenti amministratori, cosa che chiaramente in fase di registrazione non si poteva fare, e poi tutta la gestione dell'anagrafica dei prodotti, quindi possibilità di inserire e togliere prodotti, possibilità di inserire nell'anagrafica centrale dei prodotti che vengono suggeriti dalle singole utenze private. Come abbiamo detto, quello che andremo poi a vedere in una piccola demo è la parte di gestione della creazione delle utenze, quindi la possibilità di inserire direttamente utenti nella base dati già validati, proprio perché si ha il privilegio di amministrazione, quindi senza la necessità di fare girare la mail di conferma. E poi vedremo l'introduzione di un singolo prodotto e della relativa categoria e sottocategoria per avere come dire, una visione completa di quella che è la struttura della base dati dei prodotti. Allora, andiamo subito a vedere le funzionalità disponibili. Già prima avevamo detto la prima cosa che viene mostrata all'utenza amministrativa è l'elenco degli utenti attualmente registrati. Abbiamo il primo utente privato che abbiamo registrato con la procedura di registrazione standard dell'area pubblica del sito. Esiste poi la possibilità di registrare un nuovo utente. Anche qui chiaramente esistono tutta una serie di controlli, fra cui anche il fatto che il nome utente rimanga singolo, quindi che non venga raddoppiato in nessun caso. Anche tutte queste funzionalità di controllo chiaramente sono già fornite all'interno delle possibilità di verifica di campi di input fornite da WebRazio. Quindi nel modello, giusto per avere idea di quello che stiamo dicendo, nei dati utenti, questi sono tutti i campi che vediamo. Per esempio, abbiamo visto la particolarità adesso dello username. Sull'username ci sono tre differenti tipi di controlli. Il primo, che sia specificato lo username, quindi un controllo di mandatore del campo. E poi un doppio controllo di unicità rispetto a una collezione dati, quindi vedete che il tipo di predicato è not in collection. In questo caso, nel controllo che stiamo analizzando in questo momento, la verifica rispetto alla tabella degli user, rispetto al campo username, è stato necessario però introdurlo anche rispetto alla tabella pending users per evitare che un utente in attesa di registrazione non venisse in qualche misura registrato due volte, quindi che ci fosse la presenza di due username uguali all'interno delle collezioni. Dicevamo appunto, possibilità di inserire tutti i campi, anche qui la password chiaramente va confermata, in questo caso usiamo sempre lo stesso utente. Anche la mail deve essere univoca, quindi qui usiamo un altro indirizzo. Anche qui, come abbiamo detto, la data di nascita può essere tranquillamente selezionata da un calendario. Telefono non necessario, come dicevamo prima. A differenza di quello che succede in fase di registrazione, qui c'è la possibilità anche di creare un ulteriore utente amministratore. Mentre, come avete visto prima, l'utenza admin non è presente nell'elenco degli utenti registrati, proprio perché nessuno deve avere la possibilità di toccarla. L'utenza admin deve essere necessariamente sempre presente per avere almeno possibilità di operare sul sito. Come vedete, appunto, abbiamo due diverse tipologie di utenza. Una privata e una commerciale. Dal punto di vista della gestione dei prodotti, invece, le funzionalità sono doppie. La gestione dei prodotti, che è semplicemente la gestione dell'anagrafica dei prodotti, e la possibilità poi, la vedremo in seguito,
di validare eventuali prodotti che sono stati in qualche misura introdotti come prodotti personalizzati dall'utenza. Inseriamo un prodotto, non lo so, per esempio spaghetti, senza marca non è necessario. Categorie non ce ne sono, ho la possibilità di crearle qui, quindi nuova categoria facciamo alimentari. E anche qui sotto categorie non abbiamo, ma sono necessarie, quindi creiamo pasta secca. Salviamo. E abbiamo possibilità di ricerca per categorie e sottocategorie, quindi già categorizzati in questo modo, prodotto che abbiamo la possibilità di modificare e di eliminare e di cui possiamo vedere.